Самое главное в политике – это последовательность. La cosa più importante in politica è la coerenza. Cosa significa il concetto di coerenza? Se si afferma che un pedofilo è un criminale, allora un politico non può essere fotografato accanto a un criminale e non può abbracciarlo sapendo che è un criminale, un assassino o un pedofilo, o trafficante di organi e presentarlo come un mio idolo ed eroe. Ecco perché è un politico. E subito dopo dichiarare che la maternità surrogata è un reato a pari con il genocidio, pedofilia, e poi il premier Meloni si fa fotografare con Elon Musk, abbracciandolo, baciandolo e dando l'esempio. Premier Meloni фотографируется вместе с Илон Маском, обнимая его, целуя и показывая пример. Получилось, что на сегодняшний день вы должны осуждать. Si è scoperto che oggi dovete condannare tutte queste persone, come Elton John, Sarah Parker, Elon Musk. Non mostrare in TV la serie Sex and the City, dove c'è una pubblicità diretta della maternità surrogata. E Sarah Parker, quando dice che non ha figli, e le dicono direttamente perché non hai fatto un programma di maternità surrogata, questa è una pubblicità sulla televisione italiana, e questa serie non è vietata. Ronaldo corre attraverso il campo di calcio, dove 10 milioni di italiani stanno guardando e proprio lì c'è in realtà una pubblicità di maternità surrogata. Quando le sue partite vengono trasmesse, questo dovrebbe essere vietato. Dopotutto, questo è di pari livello con la pedofilia. Un pedofilo sta correndo, vero? O è la persona che ha realizzato il programma di maternità surrogata. Questo non è un crimine come avete affermato. Quindi ci deve essere una coerenza. Если вы заявляете одно, то как вы политический деятель, а половина элиты европейской сделала программы. La metà dell'elite politica in Europa ha fatto il programma con noi a Biotex.com. Tutti ammettono che siamo la più grande compagnia di programmi di maternità surrogata, sia americani che europei. Forse vi invieremo i documenti e voi avviate i procedimenti penali contro tutti loro. Voi affermate che non ha importanza dove è stato commesso il crimine. Avete assunto la carica di giudice internazionale. Quindi, appena Elon Musk, Naomi Campbell, Kim Kardashian, Sarah Parker, beh, poco importa. Metà dell'elite americana arriverà in Italia. Bisognerà arrestarli. Dovreste prendere distanze da loro perché tutti sanno che questa è una pubblicità diretta della maternità surrogata. Ви не должны їх виставляти, тому що всі знають, що це входить прямая реклама суррогатного материнства. C'è un concetto di coerenza. È un crimine o non è ancora un crimine avere un figlio? È un crimine persino pensare al proprio figlio genetico, o non è un crimine? Pensate alla coerenza e a cosa dovrà affrontare l'Italia. Non dico oggi, ma tra 10 anni, quando tutti punteranno il dito contro l'Italia. Legge contro gli embrioni, contro gli ovuli, contro la maternità surrogata, contro tutto. In un paese dove, secondo le statistiche, il tasso di natalità è il più basso, dove di fatto la nazione sta morendo. Questo è tutto. Ecco una coerenza che non esiste. Ma grandi slogan. Siate coerenti con le vostre idee. Ieri l'Italia ha compiuto il primo passo verso la penalizzazione di maternità surrogata effettuata all'estero. La Camera Bassa del Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge proposto da Carolina Varchi. Ora tocca al Senato italiano esaminare il disegno di legge. La maternità surrogata è vietata in Italia da molto tempo, ma secondo il disegno di legge, i pubblici ufficiali italiani avranno giurisdizione universale per i casi di maternità surrogata indipendentemente dal paese in cui è stato commesso il presunto crimine. La procedura che di solito si applica al genocidio e crimini simili. Ovviamente, l'obiettivo principale è impedire alle coppie italiane di utilizzare la maternità surrogata all'estero, principalmente presso Biotex.com. Tuttavia, i legislatori italiani sono andati oltre e vogliono anche perseguire i genitori per maternità surrogata indipendentemente dalla loro nazionalità, paese di residenza o qualsiasi altra relazione con l'ente giudiziario. In altre parole, ogni genitore surrogato nel mondo può essere perseguito in Italia. Voglio ricordare che il numero di bambini nati tramite maternità surrogata è stimato a 20.000 all'anno.
E, se il disegno di legge verrà approvato, questi genitori non potranno visitare l'Italia per evitare il rischio di una punizione penale. Non possiamo divulgare informazioni personali, ma noi come clinica abbiamo clienti che sono celebrità, proprietari di aziende, politici eccetera. E il partito al potere impedirà loro di visitare l'Italia. Inoltre, personaggi famosi in tutto il mondo, come Cristiano Ronaldo, avrebbero optato per il trattamento di maternità surrogata. Vuol dire che se viene in Italia per giocare a calcio, dovrebbe essere immediatamente incarcerato. Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha recentemente salutato calorosamente Elon Musk in Italia. E il signor Musk ha confermato che sua figlia è nata da una madre surrogata. Quindi, la domanda è, verrà arrestato durante il loro prossimo incontro?